Se non amate le station wagon, ma anche i SUV vi hanno un po' scocciato, ma avete un grande bisogno di spazio, beh, allora potete puntare su un van. Costruito in collaborazione con Citroen e Toyota, rispettivamente Space Tourer e Pro Ace, può vantare diversi tipi di trazione, integrale, anteriore, ma anche con il grip control e diverse lunghezze. Ecco perché è il protagonista di questa puntata delle vostre domande è il Peugeot Traveller. Ci chiedete, ma ci sta in garage? Beh, mai domanda fu più azzeccata come in questo caso. Anzitutto partiamo col dire che il Peugeot Traveller è disponibile in tre taglie. Compact, 4,61 m, standard, quella che vedete alle mie spalle, 4,96 m, e poi long, 5,31 m. Due sono anche i passi, 2,93 m per il più corto, 3,28 m per gli altri due, mentre le sedute arrivano fino a 9. È facile da parcheggiare? È chiaro che in città le dimensioni contano, c'è poco da fare. In compenso però vengono in aiuto i sensori di parcheggio anteriori, posteriori e anche la retrocamera di parcheggio. Peccato che anche nell'allestimento più ricco, l'Allure, tutto ciò abbia un prezzo, nello specifico 640 euro per il pacchetto VisioPark 180. Compresi nel prezzo però ci sono anche gli specchietti ripiegabili elettricamente e con sensore dell'angolo cieco. Se pensate che le plastiche siano quelle di un veicolo commerciale, siete fuori strada. È vero, sopra le plastiche sono un po' rigide e croccanti, a onor del vero, ma bisogna dire che sono molto ben assemblate. Il sedile comodo, molto ben profilato e a regolazione elettrica consente di trovare la posizione migliore in pochi istanti. Su questo allestimento, l'Allure, il più ricco come detto, sono anche riscaldabili con massaggio e rivestiti in pelle. Lato infotainment non mancano un bello schermo touch da 7 pollici che volendo include anche il navigatore satellitare, ma si paga a parte 490 euro, il telefono, il Bluetooth e poi anche un bel impianto stereo da ben 188 watt. Sì, ma bisogna attingere dal safety pack che include tra le altre cose il superamento della corsia, il cruise control adattivo, tra l'altro un utilissimo head-up display e la frenata di emergenza. Sappiate che quello che abbiamo in prova monta il 2000 diesel da 180 cavalli e noi con il Traveller sempre qui in prova ci siamo andati al salone di Francoforte. Questo vuol dire circa 1200 km totali. Il consumo? Noi abbiamo registrato 8,3 litri per 100 km o per dirla diversamente 12 km al litro. Non male, certo, un risultato più che apprezzabile considerata la mole del veicolo e soprattutto l'impatto con l'aria, non certo come quello di una Formula 1. C'è da dire che però è lontano dai circa 17,5 km con un litro dichiarati dalla casa. Ci chiedete anche, ma ci si sta in 8 con relativi bagagli? Per rispondere a questa domanda chiederei alla regia di agevolare i filmati del nostro viaggio verso Francoforte. Non dimenticate che tutti i sedili sono sia scorrevoli che removibili singolarmente. Questo vuol dire che potrete sfruttare un piano di carico fino a 4.000 litri. Ma come si guida un van come il Peugeot Traveller?
Beh, fatta l'abitudine alla posizione di guida rialzata, non vi sembrerà neanche di stare alla guida di un van. Questo perché, tanto per capirci, la base, la piattaforma modulare è quella MP2, la stessa utilizzata sulla Peugeot 3008. Quindi il volante, bello dritto come sulle auto e non steso come fosse una pizza, regala una piacevole sensazione di controllo. E poi c'è il motore, come detto, 2000 diesel da 180 cavalli e ben 400 Nm di coppia, che porta a spasso gli oltre 1800 kg del Traveller con una certa agilità. E poi c'è il cambio automatico EAT6, davvero dolce negli innesti, fluido, che rende tutto più piacevole. Sarà il vostro alleato in città. E se state guidando su un'autostrada tedesca, sappiate che i 170 km/h di punta massima dichiarati dalla casa sono realistici. Partiamo dagli allestimenti, che sono tre: Business, Active e Allure. Con il primo si risparmia qualcosa come 6.000 euro sul più ricco, ma è anche vero che mancano tante cosette sfiziose, anche se, per la verità, ciò che conta, come il climatizzatore bizona, il cruise control e anche i vetri posteriori scuri, ci sono già di serie. Sull'Allure però c'è di tutto di più: non mancano le porte posteriori motorizzate, apribili anche con il telecomando, come abbiamo visto, ci sono anche i sedili riscaldati, massaggianti e in pelle. In più non mancano cerchi lega leggera da 17 pollici e fari all'osseno anabbaglianti. Fronte motori, la scelta non può che ricadere sul 2000 diesel da 150 o 180 cavalli, come in questo caso. Volendo c'è anche un 1006 diesel da 95 o 115 cavalli, che secondo me ha un po' il fiato corto qualora viaggiaste a pieno carico. La trazione integrale solo se vi serve davvero, altrimenti potete puntare sul Grip Control a 450 euro, che tra l'altro offre, inclusi nel prezzo, anche un set di pneumatici a 4 stagioni. Prezzi a partire da 30.000 euro fino a un massimo di 44.400 euro per avere il Traveller con il 2000 da 180 cavalli, cambio automatico, passo lungo e allestimento più ricco Allure. E voi che cosa ne pensate del Peugeot Traveller? Avete altre domande? Scrivetele nei commenti qui sotto, noi saremo felici di rispondervi. E poi seguiteci sui nostri canali social, Twitter, Instagram, Facebook e ovviamente sul sito motorboss.com.